Ecco dunque un breve riassunto di quanto vedremo ora nel primo atto. Siamo a Magonza nell'anno 1194. I principi convocati dall'imperatore VI di Hohenstaufen prestano giuramento di fedeltà per l'imminente spedizione in Sicilia che dovrà assicurare al loro sovrano la successione al trono normanno. L'imperatore rinnova anche il bando ad Enrico il Leone, suo acerrimo nemico, esiliato in Inghilterra. Interviene Ermengarda, moglie di Corrado, zio dell'imperatore, ricordando che prima di questa inimicizia, sua figlia Agnese era stata promessa in sposa di Enrico il Paladino, figlio di Enrico il Leone. Anche Filippo di Hohenstaufen, fratello dell'imperatore, interviene in favore del giovane Enrico. L'imperatore impone a tutti il silenzio, mentre fa il suo ingresso il presunto duca di Borgogna, ambasciatore del re di Francia, giunto a Magonza per stipulare un trattato di alleanza. Sotto le spoglie dell'ambasciatore si cela però il re di Francia, venuto per meglio conoscere Agnese, che desidera fare sua sposa. Iniziano quindi i festeggiamenti in onore degli ospiti francesi. Rimasto solo, Filippo di Hohenstaufen ode il canto nostalgico di un trovatore giunto al seguito dei francesi e non tarda a riconoscere il giovane Enrico da lui calorosamente difeso che, sfidando l'odio dell'imperatore, è giunto per rivedere l'amata Agnese. L'incontro fra i due innamorati è breve, poiché giunge un corteggio di cavalieri che accompagna la giovane alla festa preparata per annunciare il suo fidanzamento con il re di Francia. Durante il ballo mascherato, il re di Francia, sempre sotto mentite spoglie, corteggia Agnese. Enrico, geloso, si rivela nell'affrontare il rivale e l'imperatore ne ordina subito l'arresto. Il re di Francia, offeso da Enrico, vuole soddisfazione. I principi tedeschi chiedono invece che egli venga giudicato dalla dieta. Thank you.
questa fanfare dell'opera del teatro Oh!
credi non è più la successione, ci darà la spada. Imperatrice, nostro zio Corrado, con l'esercito posso l'alti già, e desiderio l'or che noi partiamo, ma prima noi lanciamo contro Enrico, che la Sassonia e la Baviera resta. Contro Enrico e contro i suoi seguaci, solennemente il fanno Oh,
Bella, la bella, secondo
mai trovar colei e la femmine il a chi potrò narrare le pene d'amore forse a te narrare potrò le pene saprai la prima forza di alla mia niente al mio amor non sai che cosa chiede il messagger la mano vuole da niente per il suo re non questo mai non afferrà Oh,
non disperare, fuggi via di qua, va, va, va. Vedrò niente fa, ah, è crudele, e in te si ancora uccidermi vuoi tu, e io rischierò per te la vita. Rammenti il passo ancora, sul capo di sangue nato, giurammo insieme, giurammo insieme, sull'armi di nostre, null'altro eterna fedeltà. Capo greve di morte, eterno braccio, unille nostre, le nostre forze, una trova se fanno il corso. Thank you.
Dio Signore, ti ringrazio. Trovator, alla mi riconosci tu. Dio, mia signora, perdonate, pariete, perdona, oh mia signora, pariete, perdonate. Yeah!
La notizia accolta con sgomento da Agnese, Ermengarda, Filippo ed Enrico, il quale, sempre nel suo travestimento, si trova mescolato alla folla degli invitati. Ha inizio un ballo mascherato, durante il quale il re di Francia, in incognito, corteggia Agnese. Ingelosito, Enrico segue la coppia e alla fine affronta minaccioso il rivale. Nel diverbio che segue, Enrico viene smascherato. L'imperatore furente ne ordina l'arresto, tanto più che il giovane è stato trovato in possesso di una lettera del padre, ciò che lascia supporre che egli si sia introdotto a Magonza per favorire un colpo di mano del leone. Da parte sua, il re di Francia, dichiarandosi offeso, reclama soddisfazione, mentre i principi tedeschi si oppongono al dispotismo imperiale e chiedono che Enrico venga sottoposto al giudizio della dieta. Vedo che l'intervallo. Quindi rimaniamo facilmente in giro. Dell'opera affollatissimo come si conviene ad una prima così importante come questa di questa sera, prima che inaugura appunto la stagione 1986-87 e prima di questa opera, di questa Agnese di Spontini per Roma. Infatti a Roma non era mai stata data, mentre al Maggio Musicale Fiorentino già una decina d'anni fa l'opera è stata data con lo stesso Veniero Lucchetti come interprete nel panni di Enrico. Dicevo che la sala è gremitissima di tanti personaggi della politica, dello spettacolo, della moda, e ci sono un pochino i rappresentanti di tutta la Roma più importante. Rimaniamo in attesa, come già vi ho detto poc'anzi, dell'allestimento di questa seconda scena, sempre del primo atto.
Oh,
Yeah.
non può formare, non può formare la quiete lor, non può formare la quiete abandono e non la
vai con me e dove mai Lui la scelta
scelse. Noi ne amico mio, conduciamo a voi, ehi ma partiamo. Pronto, a luce di vergogna, vada tuo padre.
La prigione
Oh,
speranza qui pronta a noi. I gran signori, i Borgogna, i Braunschweig, e quando l'uso singolare canzone e l'avversario quasi la tal via. E dove mai ti fido suo garante? Qui, ecco duca, questo il segno vostro, io l'ho raccolto e questa lotta è mia. Non cerco voi, signor, io cerco voi. Aria santato, ah, non toccarmi, arriva invece, come sta quel reo? Un grave impegno lo trattiene ancora, ma lascia che mi basta, io per primo con il suo avversario. Ah, andai. Oh mio signor, se questo vuol, che l'abbia, te lo chiedo, in nome della Francia. Traditore, che va bene, sia. Principe, perdona.
signora, io non vivi mai. O mio signor, se non sapevo che voi foste il re. La nostra ira, la voce.
passato consegnato al boia. Di Dio vi salvò. Come avete potuto dubitare le core del leone? Come vedo, ho spinto i miei soldati al soccorso. Mentre sangue rinava i vostri campi, ma incendeva alle mie fiere. Ora siete in mio potere. Cavallere, signor, salvatemi. Il quale approva l'unione
salvo il trono mio. E sia la pace regni tra l'Italia.